Jemi këtuar në 52 këtë emisionit të titulluar Ikjet masive të shqiptarëve me anije ose të fokusuar të ikjet masive të shqiptarëve me anije, një eksod biblik i shqiptarëve që ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe pjesa më e madhe e atyre që e kanë jetuar atë kohë, por edhe ata që e kanë ndjekur përmes imazheve dramatike që po shohin, që pan në këtë film titulluar Anija Truland Seikos, një film që ka marrë çmimin Donatello në Itali, një ndër çmimet më prestigjioze. Por ne kemi tani një miksim të dytë kronikash mjaft interesante që i takojnë të gjithë ikjeve manie. Kjo e para që po shihni mbas shpinës time është ndër më dramatike që mund të shihni. Është një kronikë e vitit 1991 dhe rrëfen shqiptarët që largoheshin tashmë jo me anije, por me trape artizanal të ndërtuar vet. Janë të kuq krejtësisht nga dielli që i ka rrahur përthuajse 30 e ca orë, kanë udhëtuar 2 ditë, kanë humbur rrugën në lundrimin e tyre në detin Adriatik derisa janë gjetur nga një anije. Janë imazhe dramatike të cilat kanë tronditur mediat më të rëndësishme botërore dhe janë transmetuar nga televizionet franceze amerikane. Ne kemi zgjedhur kronikën e një televizioni francez që rrëfen se çfarë po ndodhte me shqiptarët që iknin në vitin 1991, shihini trapet që udhtojnë nëpër detin Adriatik për të kaluar një ngushticë të paktën të Otrantës prej rreth 80 ca kilometrash, disa trape të cilat me rrema tentonin të kalonin nga bregu drejt bregut tjetër. Do të shihni pra këtë kronikë franceze, tronditëse, me imazhe shumë të forta, dhe me njërë mbasaj një tyd me një përmbledhje të gjithë ikjeve të shqiptarëve me anije që prej vitit 1991 e deri në vitin 1997. Le ta ndjekim. Ces bottes pipol albanais dérivaient depuis 2 jours dans l'Adriatique. Sans eau, sans nourriture, épuisés, ils ont été recueillis à l'aube par un ferry grec. Au total, 500 personnes entassées sur une quarantaine de radeaux rudimentaires. Ces naufragés ont été filmés par un amateur au moment de leur sauvetage. Tous ces réfugiés seront probablement réexpédiés directement vers l'Albanie. L'Italie interdit aux bateaux qui les ont secourus d'accoster. Ce nouvel exode d'Albanais intervient 3 mois à peine après l'arrivée massive de 25 000 personnes à Brindisi. C'était en mars dernier. Des dizaines d'autres embarcations de fortune ont déjà été repérées par les vedettes italiennes qui patrouillent. Des organisations illégales en Albanie se chargeraient de cet exode en échange de sommes importantes versées par les candidats au départ. Un voyage à haut risque. Les gardes-côtes albanais ont mitraillé un bateau de pêche sur lequel 30 personnes tentaient de s'enfuir. Bilan, 2 morts et 4 blessés. Cette nouvelle vague de réfugiés accroît la tension qui existe déjà dans le sud de l'Italie. Inquiétude des Albanais, agacement de la population italienne. Face à une situation explosive, le gouvernement italien choisit de hausser le ton. Tous les Albanais qui n'auront pas de travail d'ici le 15 juillet seront expulsés. D'autre part, Rome pourrait bien faire pression sur Tirana en suspendant son aide financière si l'hémorragie albanaise n'est pas stoppée au plus vite. Thank you.
Jemi kthyer në pjesën e tretë të emisionit, fokusuar tek ikja dramatike e shqiptarëve me anije prej vitit 1991 deri në vitin 97-98. Në fakt, sikur se e thash edhe në emisionin e parë kemi ndjekur, në pjesën e parë kemi ndjekur dokumentarin Anije, një prej dokumentarëve më të mirë të ndërtuar ndonjëherë që tregon traumën e shqiptarëve që largoheshin nga Shqipëria drejt Italisë dhe rrugën e tyre për të gjetur një për të kthyer në qytetarët vërtet europian në vendin ku ata jetojnë, Itali apo në vende të tjera të botës. Në pjesën e dytë kemi ndjekur një material filmik, një miksim të gjithë imazheve të shqiptarëve që ikin me anije, ndërsa në pjesën e tretë do të fokusohemi te një moment dramatik i cili rrëfehet tashmë jo nga një shqiptar, por nga një italian. Në 28 mars të vitit 1997, një anije qytetëri i katërt i Radës, e mbushur me emigrantë që largoheshin nga dhuna që ndodhte në Vlorë, pra nga situata kaotike e 97-s në Vlorë, u mbyt në thellësitë e detit Adriatik nga një luftanije italiane që quhej Sibila. Anija Sibila e goditit katërtin e Radës dy herë dhe e mbyti. Një proces i gjatë gjyqësor u zhvillua në Itali për të bërë përgjegjës kapitenin Anije Sibila që goditi anijen i katërt i Radës. Por një gazetar italian i quajtur Alessandro Leogrande, një gazetar mjaft interesant, ka shkruar një libër të tërë në të cilin bën përgjegjëse për qeverinë italiane për atë që ka ndodhur me katërtin e Radës, rrëfen histori dramatike të shqiptarëve që u thonin Atanie me fatin e tyre dhe fatin e tyre tragjik, të cilët humbën jetën duke u mbytur në thellësit e Adriatikut. Ai ka rindërtuar edhe një historinë, ka rindërtuar edhe një herë atë që ka ndodhur, duke bërë përgjegjëse, thash, një z nga Italia që bën përgjegjëse pikërisht Italinë. Si e shihni mbas shpinës time, mbytja e anijes titullohet në shqip ose Anija e ka në gjuhën italiane. Alessandro Leogrande ka qenë në Tiranë disa kohë parë dhe ka zhvilluar një intervistë me mua, në të cilën flet jo vetëm për librin e tij Mbytja e Anijes, ku flet për të katërin e Radës, por edhe për gjithë historinë e raporteve italo-shqiptare. Një rrëfim mjaft interesant që do ta ndjekim tani si pjesë tretë. Ndërkohë, unë uroj natën e mirë dhe miropafshim. Signor Leogrande, benvenuto in Albania. Ti deve dire benvenuto per la non so quanta volta che vieni qui. Quindicesima, ventesima volta. Sei venuto per la prima volta? Nel 92. Nel 92, sì. Appena aperto. Cos'è Albania? Che tipo d'Albania hai trovato? Beh, è un'Albania molto diversa da oggi. Forse chi è nato dopo, anche i ragazzi albanesi che ora hanno 20 anni, fanno fatica a ricordare o a capire quell'Albania. Io ho avuto la fortuna di vederla, ho avuto la fortuna di vedere un paese in ebollizione. Per noi era interessantissimo perché... Ma era un paese che era appena 45 minuti di volo da Roma, diciamo, sì. E proprio sconosciuto. Proprio l'Italia, che conosceva anche l'America del Sud, non conosceva un paese che era di fronte. Sì. E che aveva anche i legami forti di un tempo fa. Ma le dirò di più, io sono pugliese, e il mio bisnonno, il padre di mio nonno, che era pescatore, aveva qualche nave come pescatore, era un piccolo armatore, e per loro all'inizio del Novecento era abbastanza naturale fare avanti e indietro tra Puglia e Albania. Anzi, quando si rompeva una nave, era normale ripararla in Albania, e dove si trovava Italia. Più facile. Poi dal 45 in poi c'è stata questa sorta di, da una parte la chiusura del regime albanese e dall'altra la nostra dimenticanza, il nostro voltare le spalle. Da dove è venuto questa dimenticanza, diciamo? Ma credo che sia stato uno dei drammi del... A parte della nostra responsabilità di chiusura dell'Albania, certo. Ma perché l'Italia l'ha obbligato? Quasi obbligato. Ma credo che l'Italia abbia avuto una politica estera poco lungimirante. Da una parte ci sono stati gli errori della cortina di ferro e il fatto che l'Europa era divisa in due. Dall'altra credo che l'Italia abbia capito solo con ritardo, tranne alcune eccezioni, insomma, ad esempio la politica estera di Aldo Moro provò ad aprire un dialogo diverso con la Jugoslavia e in parte anche con l'Albania. E però sono stati casi estremamente limitati, cioè è stato veramente un paradosso questa distanza enorme. È stato anche un'influenza dei comunisti che più o meno erano forti a quest'epoca in Italia? Credo di sì, poi c'erano anche la particolarità del regime comunista albanese, cioè il fatto che loro avessero rotto con Mosca, e mantenendo una periodo filo cinese, poi la chiusura totale, mentre il PC italiano è stato sempre filo sovietico. Credo che questo abbia contribuito ulteriormente al distacco anche della sinistra italiana con l'Albania. È stato scioccante scoprire questa Albania che noi vediamo del 1991 per l'Italia, quando i primi albanesi sono già appersi nelle frontiere di Bari, di Brindisi, sì. Di Taranto. Cosa sembrava?
sembrava la scoperta del... Io credo che quelle immagini sono la caduta del muro di Berlino, hanno lo stesso impatto per l'Europa meridionale. E per l'Italia è anche l'irrompere dell'incontro con l'immigrazione. Vedi perché... la gente con le attrezzature di 200 anni fa che passano 80 chilometri che separano l'Albania dall'Italia. E infatti c'è anche un problema di memoria, perché noi ricordiamo la Volora che arriva nel porto di Bari con 20.000 persone. Che è una cosa biblica. Che è una cosa biblica e rimane una cosa biblica. Però non ricordiamo quell'esodo di massa fatto su queste piccole boat people, dopo, la gente su queste che imbarcazioni. Passato due o tre giorni, sì. Sono rossi perché non avevano neanche... olio di sole, niente. E queste immagini straordinarie, secondo me, spiegano perfettamente che cosa fu quell'esodo, che fu, secondo me, un ricongiungimento di quello che era stato diviso, ma che era unito in un passato precedente. Come l'ha accettato l'Italia, questa Albania che scopriva per la prima volta? Ah, secondo me c'è stato un misto di... Che era la prima scoperta dopo il fascismo, che aveva più o meno una propaganda verso l'Albania più che una realtà albanese. Ma la grave colpa dell'Italia, della politica italiana e anche della società italiana è stata il non capire che queste persone non venivano da Marte, ma venivano da un paese non solo a poche miglia di distanza, ma che era stata... colonizzato dal fascismo e che quindi c'erano anche delle responsabilità nostre, a parte le responsabilità albanesi della chiusura. Questo è stato un grave errore che si è portato appresso. Poi io credo che in quella politica lì, ecco, vediamo anche una nave militare, ci siano stati momenti di accoglienza, ma ci sono stati anche momenti di respingimento. Come di quel quello flusso. di 28 marzo 1997 con i Katri Rad, uno delle strage più, diciamo, pesante nei nostri rapporti. Credo che sia stata una strage molto pesante nei nostri rapporti e credo che sia la prima grave strage di tutto il Mediterraneo, non perché? Solo del... Perché... Ce ne sono anche gli altri stragi che venivano a Lampedusa, però dalle vengono fughe dopo, dalla Libia. Vengono tutti, dopo. In qualche modo la strage tipo quella di Lampedusa di qualche settimana fa, dei primi di ottobre, una strage tragica, è una strage che viene sulla stessa scia della strage della Kateri Rades. Ma quella della Kateri Rades è importante perché è la prima strage nel Mediterraneo provocata da politiche di respingimento. Ahimè, credo che la grave responsabilità italiana... Che erano accettato in quel momento, anche dal governo albanese, mi sembra. Sì, ci furono degli accordi bilaterali, c'era un momento caotico che era quello Albania, del 97, c'era un momento caotico anche della politica estera italiana, e però credo che quelle politiche di respingimento... ecco, io ho scritto un libro anche perché era necessario fare autocritica su una gestione sbagliata della frontiera. Perché lo hai scritto il libro? Noi non abbiamo in Albania un libro su questo strage, diciamo. Perché in qualche modo è un evento che credo che ci riguarda tutti, riguarda chi abita da una parte e dall'altra dell'Adriatico. Perché c'erano delle vittime e c'erano dei parenti delle vittime che io ho conosciuto a Valona, perché erano soprattutto della zona di Valona di Fier, le persone. E ho pensato che era gente che non aveva voce e che quindi bisognava darle voce. Bisognava raccontare le loro storie, anche che cosa avevano fatto i sopravvissuti dopo, che cosa avevano fatto i familiari che per anni hanno pianto dei parenti, a volte anche dei ragazzini morti in quella strage. Sì. E poi andava fatta chiarezza sulle responsabilità dell'Italia. Cioè, ripeto, quell'affondamento fu prodotto non solo da uno speronamento da parte della corvetta italiana, la Sibilla, ma da politiche di respingimento, di harassment, secondo un'espressione della NATO, che erano state determinate dallo Stato Maggiore della Marina avallate dai due governi. E credo che sia stato appunto una grave strage che per fortuna non ce ne sono state così gravi come respingimento in seguito, però rimane, come dire, un punto di non ritorno che credo abbia per un momento aggravato i nostri rapporti. Era difficile scrivere questo libro? È stato difficile perché c'era molta voglia di dimenticare in Italia. Molta voglia di dimenticare una pagina brutta. Come per tutte le brutte cose. Come per tutte le brutte cose. L'Italia è un paese che dimentica molto facilmente le stragi e soprattutto le stragi.
tragica non ha responsabilità di una parte dello Stato. Ma mi sono reso conto che c'era, se non a Valona, perché a Valona è tuttora molto sentita quella strage, una certa voglia di dimenticare anche in Albania, per certi versi. Questa è la cosa che mi ha colpito anche a me. Abbiamo fatto parecchi dossier, libri, su anche le piccole cose del passato, ma non abbiamo fatto quasi niente sul Katri-Radas. Sì. Sembra di dimenticare un po', non proprio la strage, ma tutto questo contesto della strage, che era il 97. Sì. Anche lui nel libro Adriatico ha scritto proprio questa, la volontà di dimenticare il 97 in Albania. Ma mi sembra un aspetto particolare, vedo che in Albania si ricorda moltissimo, uno se sfoglia, anche se viene dall'Italia e sfoglia i giornali albanesi, cosa che io faccio sempre quando vedo che è fortissimo il dibattito sul 90-91, sulla caduta del regime, sulla Lega degli Studenti, sull'abbattimento della statua di Enver Hoxha. Vedo che è forte anche il dibattito e l'analisi storica del passato di Enver Hoxha. Negli anni 90 c'è come un buco nel 97 e difatti credo che la vicenda della Katri-Radas è un po' rimossa perché legata al 97 e alle stragi del 97. Credo che quella sia tuttora una ferita aperta nella storia recente dell'Albania. Una delle queste cose che è passato e li vogliono dimenticare? Sì, penso di sì, perché sia stata probabilmente una convulsione dei primi anni della democrazia, perché c'è stato un intreccio con la vicenda delle piramidi. E che ancora nessuno non può dire cosa è successo davvero. Sì, credo che ci sia un grosso buco storiografico che vada colmato. Sì, lei ha letto anche i libri di Lubogna e di altri su questa. Sì. È sempre ancora caotica, anche per me, che il lavoro è che ho fatto un paio di emissioni su questa. Ho fatto una serie di 4 emissioni su questa storia, ma non si capisce niente. Sono dai questi momenti che rimangono sempre un po' in buio. Sì. Ma volevo chiederlo. È vero che Gianni Amelio vuole fare un film sul suo libro? Sì, Gianni Amelio era molto interessato a fare un libro dal naufragio. Ovviamente Gianni Amelio ha un rapporto d'amore, di fortissimo legame con l'Albania. Suo figlio è albanese, ha fatto un grandissimo film come l'America e anche nell'ultimo film c'è una piccola scena albanese nella conclusione. È interessato, abbiamo incominciato a lavorare a un'idea di soggetto, di script, insomma, che nasce dal libro, e l'idea è quello appunto di far nascere una storia dalla vicenda del naufragio della Katri-Radas, immaginare che cosa succederebbe a molti anni di distanza nei rapporti tra Italia e Albania contemporanea. Che può essere un gran lavoro anche per l'Albania. Per l'Italia, ma anche per l'Albania, questo film, se si riuscirà. Ma io credo di sì, cioè io credo che noi abbiamo un obiettivo comune, che è quello di intensificare gli sguardi fra le due sponde, farlo con le TV, con i giornali, con i libri, farlo con uno sforzo intellettuale. C'è stato uno sforzo della società, c'è uno sforzo dell'immigrazione, uno sforzo degli studenti, uno sforzo dell'economia. Credo che vada intensificato, perché la storia va sempre avanti, questo scambio reciproco e comune fra intellettuali. È bene che ci siano registi che fanno film da una parte e dall'altra dell'Adriatico, ed è bene che ci sia anche uno scambio storico tra intellettuali. Signor Leogrande, lei scrive su questo libro, ma anche in generale, che l'Italia in una maniera l'ha dimenticato l'Albania. Sì. Io vedevo un grafico della parola Albania, quanto è stato usato sulla stampa di Corriere della Sera e La Repubblica. Abbiamo preso 2 esempi. E vedo che si utilizza soltanto nel 90-92, includo 91, nel 97 e qualche volta quando sono i problemi, ma non per le altre cose. Sì. Si può dire che a parte di questa dimentica che l'Italia ha avuto durante il tempo del comunismo, c'è anche un po' di distacco, un po' di distanza anche adesso? Ma io credo di sì, e credo che questo sia un grandissimo errore dell'Italia. Per la verità credo che per l'Italia il problema sia ancora più vasto e complesso. Siamo un paese in crisi che rischia di diventare sempre più provinciale e di non riflettere sulla propria naturale posizione nel Mediterraneo. Questa si sente un po' in Italia. Questo credo che sia il vero problema dell'Italia. La crisi nasce da qui, poi c'è anche la crisi economica, ma la crisi italiana nasce da qui. Parte di questa crisi è il non davvero guardare all'Albania nello stesso modo in cui guardano gli altri paesi. Insomma, voglio dire, le ultime elezioni albanesi,
quelle della vittoria di Edi Rama, è assurdo che non ci sia stato nessun inviato italiano a raccontarle, mentre ci sono stati inviati degli altri paesi dell'Europa. Perché non facevano un grande interesse per l'Italia. Sì, ma credo che appunto non fanno grande interesse quando tu ti chiudi in te stesso e per parli. Noi, quando i corrispondenti stranieri non arrivano in Albania, sì, è una buona notizia, perché arrivano solo per le brutte notizie, sì, nel senso quando facciamo una brutta figura, ma non come è normale. C'è anche un'altra cosa che mi ha affascinato nel suo libro e che volevo discutere per essere alla fine. Mi sembra questa idea di un Albania e dei Balcani che erano la parte che rappresentano la mentalità orientale su questa, diciamo, separazione di Roma occidentale e Roma orientale che poi diventa il Bisantio. Esiste ancora questa differenza di mentalità tra i Balcani e l'Europa? Tra Oriente e l'Occidente? Ma io credo che in parte esiste, in parte c'è una parte di Occidente nell'Oriente e una parte di Oriente nell'Occidente. Io le ripeto, sono pugliese ed credo che ci siano molte componenti orientali, Oriente, simili all'Albania nella cultura della regione da dove provengo. Credo che però ci sia un discorso più profondo, che è questo. Negli anni 90 in Albania e in tutti i Balcani, è avvenuto qualcosa di molto importante. Negli anni 90 ce ne siamo occupati molto e oggi ce ne occupiamo molto di meno. Benché sono passati 20 anni, ci sono di mezzo 2-3 generazioni, un ventenne albanese, ma anche un ventenne croato, serbo, bosniaco di oggi è nato dopo quegli eventi, e noi, dico noi italiani, ci poniamo poco il problema di questa nuova generazione europea, cosmopolita, che guarda al mondo e che probabilmente dovremmo dialogare. Che vede differentemente il mondo dal vecchio generazione che è cresciuta nella guerra fredda. Sicuramente, perché chi nasce dopo ha degli occhi che naturalmente sono innocenti, liberi e diversi. Viceversa, chi ovviamente quel passato l'ha avuto molto spesso viene dimenticato, e io invece credo che sia molto, ad esempio, uno degli aspetti che mi piace molto della cultura albanese, almeno dei suoi intellettuali più lucidi, ma anche della televisione che fa lei, è la continua riflessione sul passato del totalitarismo. Questa è una cosa che in molti paesi si perde, ad esempio se prendiamo i paesi sudamericani, in Argentina o in Cile sembra che non sia esistito niente, c'è una totale dimenticanza di quegli anni. Invece questa attenzione che voi avete di rianalisi critica del passato totalitario mi sembra uno degli aspetti fondamentali della cultura albanese di questi anni, anche un vaccino alle derive antidemocratiche. E ti faccio l'ultima domanda: quanto è cambiato l'Albania e che è il cambiamento più significativo che lei ha visto dalla prima visita all'ultima visita? Ma l'Albania di oggi è un paese molto metropolitano, mentre negli anni 90, certo, c'erano le grandi città, c'era soprattutto Tirana, ma era un paese anche nelle percentuali molto rurali, la gente che viveva in campagna era credo il 60%. Oggi l'aspetto più nuovo dell'Albania a me sembra la continua trasformazione urbanistica della città. Ovviamente è un cambiamento non sempre in positivo, a volte c'è, come dire, io credo che l'Albania abbia un rischio, che è quello di, ad esempio, cementificare troppo le proprie coste, sì, e deve evitare questo rischio che in Italia è stato pericoloso. Che l'ha fatto l'Italia, Spagna e tutti. Sì. Quindi se si evitasse il modello italiano e spagnolo sarebbe meglio. Però credo che la sensazione che si ha venendo dall'Italia in Albania è di un paese molto dinamico, a volte anche con degli squilibri, ma sicuramente Tirana... C'è il dinamismo dell'Italia di anni 50? Sì, anche per certi versi del dinamismo degli anni 80. Dell'Italia degli anni 80. Ritornerai in Albania? Sicuramente. E forse la prossima volta avremo un po' più di tempo a parlare sulle relazioni tra l'Italia e l'Albania. Molto ma volentieri. Io ti devo ringraziare per questo libro, ma soprattutto per l'altro libro sulla strage di Otranto, Beauty and Anias, che mi è piaciuto tantissimo, che spero anche gli altri lo possano leggere, questi che non sono ancora potuti. Vi ringrazio anche tanto. Il mio auspicio. Grazie a lei. Grazie.